Il potere ai cittadini, non ai partiti. Con questo slogan è stata presentata dal Movimento 5 Stelle in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati una proposta di legge per la democrazia diretta e partecipata. Dalla legge d'iniziativa popolare alla proposta di legge costituzionale del Movimento 5 Stelle per dare voce e potere esclusivamente ai cittadini. Nel programma del Movimento 5 Stelle c'è stato sempre, il concetto di democrazia e dell'abolizione del quorum nei referendum, è stato uno dei nostri cavalli di battaglia. Ma ancora di più anche l'istituzione di referendum propositivi, consultivi, in tutte le sue forme. Giusto per darvi un'informazione, a Milano, nel comune di Milano, in questo momento stanno raccogliendo le firme, poteva presentarla direttamente il nostro consigliere comunale Mattia Calise con una sua firma, invece ha preferito comunque raccogliere le firme e quindi utilizzare uno strumento di democrazia, uno strumento di partecipazione al processo democratico per chiedere l'introduzione nello statuto comunale di uno strumento di partecipazione, che è appunto una serie di referendum propositivi e consultivi senza quorum, con cui i cittadini possono impegnare l'amministrazione in determinate scelte. La legge iniziativa popolare Quorum Zero va in questo senso ovviamente a livello nazionale. Noi accogliamo l'invito, non so come definirlo, l'incontro che abbiamo avuto col comitato promotore della legge iniziativa popolare, per la quale tante nostre realtà locali hanno raccolto le firme sostenendola, in primis proprio durante la campagna elettorale, e quindi raccogliamo anche questo disegno di legge per far sì che possa essere discusso in Parlamento così com'è il più presto possibile. Questo è il nostro anche obiettivo in merito a tutte le leggi di iniziativa popolare. Ogni volta che una legge di iniziativa popolare arriverà in Parlamento, per noi sarà fondamentale far sì che questa legge venga discussa il più presto possibile. Sui dettagli tecnici ovviamente lascio a loro l'approfondimento. Questo è il primo di una lunga serie di nostri interventi a far sì che le leggi di iniziativa popolare vengano discusse. Mai è accaduto nella Repubblica Italiana che una legge di iniziativa popolare arrivasse a compimento. E forse è il caso che prima o poi accada. Tra l'altro questa è una legge di iniziativa popolare che introduce strumenti ancor più ampi di partecipazione. Quindi è una legge di iniziativa popolare speciale rispetto a tutte le altre, perché non interviene su un tema specifico, ma sul tema dei temi, chiamiamolo, cioè proprio la partecipazione dei cittadini nella formazione della legislazione. È un'iniziativa estremamente lodevole. Si tratta di un'iniziativa dei cittadini per i cittadini, per questo è lodevole. Cioè, persone che svolgono una vita quotidiana, un lavoro, si sono messe in piazza a raccogliere delle firme dedicando il loro tempo libero per portare un miglioramento alla società in cui vivono. Un comitato apartitico che ha avuto finanziamenti propri, si è autofinanziato e si è dato da fare. Ed è sono proprio quelle iniziative che noi del Movimento 5 Stelle auspichiamo, quella partecipazione dal basso che vorremmo sempre più frequente, che vorremmo che fosse lo strumento principe poi delle decisioni che devono governare l'intero paese. Si tratta di quella concretizzazione, reale concretizzazione della parola democrazia, potere del popolo nel suo termine etimologico, che dà attuazione all'articolo 1 della Costituzione. Quindi si tratta di un'iniziativa che è per questo che il Movimento 5 Stelle appoggia ed è ulteriormente lodevole non solo per la forma ma proprio per il contenuto, perché non si limitano semplicemente a una mera raccolta firme, si tratta di un lavoro che io ho seguito soprattutto nella fase iniziale, più che altro dall'esterno, di contenuto, cioè un lavoro veramente organico che ha l'intento di iniettare forti dosi di democrazia diretta nel nostro paese. E anche qui vorrei precisare una questione che spesso viene utilizzata per contrastare la democrazia diretta. Qui non si tratta di sostituire la democrazia diretta alla democrazia rappresentativa, non è un golpe. Qui si tratta, prendendo a modello paesi molto più avanzati e maturi
da questo punto di vista, di creare un'interconnessione tra le due forme di rappresentatività, quella diretta e poi quella degli eletti. E questo processo, a mio avviso, avrebbe, se concretizzato, degli effetti e delle utilità meravigliose per il nostro paese, sia di metodo, sia di contenuto, proprio perché poi le decisioni, se le persone, i cittadini si sentono partecipi e compartecipi di queste decisioni, hanno una concezione, un senso di rappresentatività, l'idea di essere partecipi di un'iniziativa ti dà maggiore felicità, dà alla gente, al popolo, un maggior senso di una maggior coscienza civile.